Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a una nuova puntata di Racing Time, il TG dei motori. Allora, con cosa apriamo oggi Racing Time? Da un lato abbiamo la presentazione della nuovissima RB18, ce l'hanno riproposta, e dall'altro invece c'è un video che va ascoltato. Io direi di iniziare con quest'ultimo perché ne vale veramente la pena. E se poi lo trovate troppo corto, aspettate un attimo che rimediamo. Ascoltiamolo. Sì, lo so, vi è piaciuto, ma non vi è bastato. Troppo corto, hanno sgasato poco. E allora rimediamo subito. Vi faccio sentire sempre un motore Ferrari, però quello della Haas. Praticamente il motore è identico, solo che qui hanno tirato su qualche giro in più. Ascoltate. È sempre fantastico il sound, seppur di un motore che non è un V12, un V10 o un V8. Comunque il sound di un motore targato Ferrari a me mi emoziona sempre tantissimo. E allora, fantastica l'idea della Ferrari che ha lanciato il video della messa in moto, della prima messa in moto del motore con specifiche a livello di affidabilità 2023 sulla nuova monoposto, la 2023. Per ora la chiameremo così. A proposito, oggi ho riscritto a Maranello in merito alla nostra proposta del nome. Ragazzi, non ci metto molte speranze, ho voluto fare un ulteriore tentativo, però quantomeno possiamo dire che ci abbiamo provato. E comunque, come ha detto il mio amico Yuri, che saluto da Maranello, geniali, semplicemente geniali. Alla Ferrari hanno pubblicato la fire up del motore esattamente quando iniziava la presentazione, non presentazione, perché ormai queste presentazioni sono semplicemente dei momenti per dire quattro cose, presentare i nuovi sponsor, presentare qualche piccola novità. Ma andiamolo a vedere questa nuovissima RB18, ovvero la vettura con la quale la Red Bull ha corso e vinto l'anno scorso. È identica in tutto e per tutto, anche nella livrea, c'è solo l'aggiunta di qualche piccolo sponsor, nulla di più. Quindi tanto chiasso, tanto rumore per andare a, come dire, annunciare la partnership in realtà con la Ford. Sì, perché Red Bull e Ford ritornano insieme. A proposito, questa è una foto che si trova facilmente in giro. Sapete dirmi chi è il pilota e qual è questa vettura? Perché è sponsorizzata Red Bull, ma non è una Red Bull. Voglio sapere solo queste due cose, non l'anno. Però, se mi dite il pilota e anche la vettura, siete veramente, come dire, degli esperti di Formula 1. Comunque, scherzi a parte, come vi avevo anticipato una settimana fa, credo circa, praticamente Red Bull come mai andava in America? Ce lo siamo chiesti tutto il tempo. Beh, alla fine la risposta ce l'avevamo proprio sotto gli occhi. La partnership con la Ford dal 2026 in poi è stata ufficializzata oggi, ma in realtà confermata ieri, perché già c'era stata la solita fuga di notizie, un po' come era stato l'anno scorso per la F1 75, la cui foto andò sui social praticamente il giorno prima della presentazione. Ma nella fattispecie, cosa farà la Ford con la Red Bull? Il motore sarà Red Bull, sarà
titolato Ford, però la Ford fornirà solo alcune componenti, soprattutto elettriche, per il motore della Red Bull. Quindi motore Red Bull a tutti gli effetti con soldi e alcune parti del motore Ford, della tecnologia Ford. Tutto qui. Poi magari da qui al 2026 qualche dettaglio in più emergerà. Ma andiamo avanti con la puntata perché anche oggi abbiamo un sacco di robe di cui discutere. Innanzitutto c'è questa intervista che ha rilasciato Benedetto Vigna e che ancora una volta ci fa capire quanto sia maggiore il suo coinvolgimento, la sua presenza in Ferrari e nei programmi sportivi Ferrari rispetto al recente passato, dove in realtà, ragazzi, il suo ruolo era occupato da Binotto, era Binotto che faceva quello che fa per contratto, quello che fa oggi Vigna, cioè quell'occuparsi di alcune faccende, soprattutto politiche, in casa Ferrari. Ebbene, Vigna ha confermato la fiducia all'amico Fred, così l'ha chiamato, e poi ancora ha detto che l'obiettivo, quindi ha confermato quello che diceva Vasseur. L'obiettivo è il premio massimo, il premio finale, che tradotto in soldoni vuol dire il titolo piloti e costruttori. Mi piace questa grinta, questa nuova linfa vitale che è arrivata in Ferrari, ci voleva senza dubbio. Poi, a proposito di case italiane, sapete chi è questo signore? È il CEO di Alfa Romeo, si chiama Jean-Philippe Imparato o Imparatò, visto che è francese, non so dove mettere l'accento, ragazzi. Comunque, perché ve lo sto facendo vedere? Perché oggi ha fatto un annuncio importante, anche lui ha detto che l'Alfa sta valutando, visto che oramai si sa, dall'anno prossimo lascerà la Sauber a livello di marchio, sta valutando se rimanere a livello di investimento in Formula 1, visto che l'investimento è stato molto proficuo, cioè per un dollaro speso ne sono stati guadagnati 20, quindi direi veramente un qualcosa di importante, quindi un ritorno molto importante. Quindi si sta valutando se rimanere in Formula 1 oppure, udite udite, la notizia è grossa, debuttare nel mondo Endurance, quindi nel mondiale WEC. Alfa Romeo che assieme a Ferrari dà l'assalto al Mondiale e alla 24 ore di Le Mans. Sarebbe una cosa fantastica e non è da escludere che vengano fatte tutte e due questo tipo di iniziative, che non sarebbe affatto male per un marchio come l'Alfa Romeo che ha tradizioni sportive assolute. Poi andiamo, perché oramai ne parliamo quasi a ogni puntata. Se faccio una media, ragazzi, di tutte le volte che parliamo della FIA e del suo presidente, penso che stiamo 1 a 2. Quindi un 50% di puntate dove si parla di qualcosa che fa la FIA. Allora, il presidente della FIA, Bin Sulayem, potrebbe salutare la compagnia prima del previsto. I team principal pare che siano tutti uniti nel volerlo cacciare via. E oltretutto, un team principal che ha voluto restare anonimo ha affermato alla BBC, ai microfoni della BBC, che tutti i team principal in blocco vogliono che se ne vada. Ha detto testuali parole. Quindi questo ci fa capire quanto la posizione del presidente in questo momento sia molto in bilico, anche perché hanno minacciato delle manovre legali qualora il presidente dovesse prendere iniziative particolari come le ultime che ha intrapreso. Oltretutto, i team principal, assieme a Liberty Media, sono concordi nel dire una cosa, ovvero che il presidente in questo momento sta danneggiando l'immagine della FIA. E devo essere sincero, sono anche abbastanza d'accordo. Come è stato gestito tutto il caso del budget cap, ad esempio, secondo me è a dir poco ridicolo. Comunque, continuiamo con la nostra puntata e vi faccio vedere una nuova pilotessa. Lei è svizzera, si chiama Lena Buller. Ed è la prima candidata a partecipare alla F1 Academy.
stata la prima pilotessa scelta dall'F1 Academy per questo nuovo campionato tutto al femminile, dove parteciperanno 5 team ArtGP, Campos, Carlin, MP Motorsport e la nostra Prema con 3 monoposto ciascuno per un totale di 15 pilotesse e 21 gare. Questo campionato sarà una sorta di Formula 4. Chi vince questo campionato poi dovrebbe andare in Formula 3, Formula 2 e poi ancora in Formula 1. Secondo me hanno creato un doppione della W Series, quindi uno dei due campionati poi alla fine, alla lunga, vedremo, scomparirà. Però in ogni caso c'è la volontà da parte della Formula 1 di portare al più presto una nuova pilotessa, quindi dopo Giovanna Amati, che è stata l'ultima, in Formula 1. E io sono davvero contento di questo tipo di iniziativa. Poi, sempre parlando di piloti che stanno facendo sfacelli e sono piloti di casa nostra, non posso non fare i complimenti al nostro Kimi Andrea Antonelli, ricordo a tutti, come potete notare dal casco, pilota della Mercedes. Lui praticamente sta dominando il campionato Formula Regional Middle East che si sta correndo in questo periodo. Tra l'altro gli avversari ci sono e sono veramente tosti, ma lui ha fatto delle gare capolavoro, tipo l'ultima, anzi la penultima, dove è partito al decimo posto ed è arrivato primo. Ma anche gara 1 è stata veramente tosta, dove lui si è imposto. Infine, gara 3, se non sbaglio, è arrivato quarto. In ogni caso è in testa al campionato con circa una quarantina di punti sul secondo. E Kimi Andrea Antonelli introduce un pochettino quello che è l'argomento dei piloti italiani. Però prima vi voglio fare vedere una cosa. Il nostro caro iscritto Emidio Giovannozzi, che secondo me è un parente del nostro Antonio Giovinazzi, lontano cugino, Praticamente che cosa mi ha inviato? Lui è uno appassionatissimo e segue tutte le gare di Formula Regional, Formula 3, Formula 2, tutte le gare cosiddette. Lui le ha chiamate minori, secondo me sono delle gare di formule addestrative che poi ti portano in Formula 1. Una volta addirittura, ragazzi, alcuni piloti sceglievano ad esempio di correre quasi a vita in Formula 3 perché era l'unica categoria dove potevano andare e comunque era un bell'essere piloti, ma quelli erano altri tempi. Veniamo alla foto che ci segnala qui Emidio Giovannozzi, devo stare attento a non chiamarlo Giovinazzi. Allora, tra i commenti che ci sono stati per la gara trasmessa su YouTube, sul canale ufficiale della Formula Regional Middle East, c'è quello di Toto Wolff e ce ne sono ben due. Uno dove Toto Wolff praticamente fa i complimenti ai suoi ragazzi e due, il secondo dove dice: "Thank you guys, I'm going." Ragazzi, grazie, io vado. E poi in ultimo, segnalato con la manina, c'è anche il commento di Christian Horner che con molto stile manda a quel paese Toto Wolff. No, dai, gli scrive Toto Wolff grr, perché ha vinto il suo pilota. Ebbene, questa nota qui introduce un pochettino la prima parte della nostra analisi sul perché i piloti in Formula 1, i piloti italiani fanno così tanta fatica ad andare in Formula 1. E allora voglio farvi vedere una fotografia. Una fotografia accompagnata da alcuni nomi che vi dirò, che veramente ci fa capire quanto i tempi siano cambiati e quant'era diversa la musica 30 anni fa. Allora, guardate questa foto. Questo è lo schieramento dei piloti del 1989, quindi 20, 34 anni fa, 34 anni fa. Andiamo a guardare su questo numero di piloti quanti italiani abbiamo. Allora, qui c'è Alessandro Nannini, Pierluigi Martini, poi ancora Paolo Barilla, poi Piercarlo Ghinzani, poi ancora abbiamo Stefano Modena. Saliamo qui, Alex Caffi, Andrea De Cesaris, Riccardo Patrese. Questo possiamo considerarlo italiano? È di Civer,
Poi Emanuele Pirro, qui un giovanissimo Alesi, ma non correva con licenza italiana, Nicola Larini e Ivan Capelli. Addirittura, ragazzi, nel 1990 avevamo in griglia 15 piloti, o meglio, iscritti al mondiale, perché poi non sempre tutti e 15 riuscivano a partire per il Gran Premio, perché comunque c'erano le prequalifiche. E allora, da oggi, dalla puntata numero 31, se preferite 335 di Racing Time, 31-2023, cercheremo di affrontare un argomento per volta per capire che cosa ha portato alla totale assenza di piloti italiani in Formula 1. Perché il motivo non è solamente uno. Ecco perché non basta una puntata. Dobbiamo affrontare il discorso più volte. Allora, oggi zero piloti, nel 1990 15 piloti, quasi mezzo schieramento. Uno dei motivi per il quale il pilota italiano riusciva più facilmente a trovare posto in Formula 1 è legato indubbiamente al numero dei team. Allora c'erano molti più team che correvano rispetto ad oggi, che sono solamente 10. Alcuni avevano addirittura una sola vettura, però prendevano parte al mondiale e dovevano fare, come vi avevo detto, le prequalifiche, perché non tutti riuscivano a trovare un posto in griglia. Però fondamentalmente nel 1990, negli anni 80, era molto molto più facile per i piloti italiani trovare degli sponsor. Come potete vedere, tutti i piloti italiani nella propria tuta hanno degli sponsor quali Marlboro, Camel, c'erano i tabaccai che, non intesi come quelli che ti vendono la sigaretta, il filtrino, l'accendino, proprio le industrie del tabacco, che comunque avevano tanto interesse in Italia e spendevano dei soldi. Fondamentalmente, ragazzi, a fine anni 80 e inizio anni 90, era molto più facile per i piloti italiani trovare degli sponsor, trovare delle sponsorizzazioni. Poi a un certo punto il giochino si ruppe. Non vi sto qui a spiegare perché si è rotto il giochino, però diciamo che legalmente era diventato un po' più difficile sponsorizzare. Diciamo che erano venute a galla alcune manovre che rendevano non legalissime le sponsorizzazioni che c'erano per i piloti italiani e quindi pian pianino vennero meno i fondi, i budget, e quindi i piloti italiani si trovavano a dover ripiegare, perché seppur bravissimi, stiamo parlando di gente come Gabriele Tarquini, che fino all'altro ieri vinceva nel Mondiale TCR, o piuttosto piloti come Larini, mostri sacri del DTM, cioè qualunque nome andiamo a fare, troviamo dei piloti che hanno un palmarès bestiale, non per forza solo in Formula 1. Parlo di Le Mans, parlo della Formula Indy, parlo di qualunque categoria che non sia la Formula 1. E questo non perché fossero meno bravi di quelli che correvano in Formula 1, ma perché a un certo punto non hanno avuto più l'appoggio necessario. Anche perché c'erano tanti team fatti da garagisti. Non è come oggi che ogni team si costruisce il proprio telaio, ha tutto uno staff di ingegneri. Allora c'erano team con 20 persone e quindi cosa facevano? Acquistavano il telaio, lo assemblavano, gli mettevano il motore, si mangiavano un panino, altro che catering della Red Bull, per andare avanti. Ed era una Formula 1 molto più a misura d'uomo. Venendo meno queste risorse da parte dei piloti italiani, molti team scomparirono e difatti poi piano piano i garagisti andarono a essere sempre meno presenti con l'andare degli anni in Formula 1. Oggi non ce n'è più nemmeno uno. Quindi uno dei motivi è la mancanza di reperire soldi, budget, da parte degli sponsor, che prima era molto più semplice, poi sono successe alcune vicende in Italia che hanno reso tutto ciò molto 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 più difficile e comunque diversissimo da prima. E poi c'è anche la restrizione
delle norme per quel che riguarda la sponsorizzazione legata al tabacco. In molti paesi non è più possibile. E poi adesso non tutti fumano, non tutti come prima, e quindi anche come dire, un'industria, quella del tabacco, che era molto legata al motorsport, a un certo punto, piano piano, piano piano, è venuta meno e anche questo ha influito. Questo però, ragazzi, è solamente uno degli aspetti, perché poi ci sono degli aspetti regolamentari da affrontare, ne parleremo nei prossimi giorni, un minimo anche l'aspetto climatico e culturale. Poi ancora ci sono tanti, come dire, tante sfaccettature dello stesso problema che impediscono di avere una filiera che prende il pilota italiano e lo porti in Formula 1. Kimi Andrea Antonelli è una persona molto fortunata, ma vi parlerò anche di come è arrivato a essere selezionato da Toto Wolff. Poi abbiamo Minì, Gabriele Minì, che tra l'altro è siciliano ed è bravissimo, però non è così semplice, anche se fa parte del gruppo gestito dalla famiglia Todd. Poi abbiamo Francesco Pizzi, l'abbiamo visto ieri, o piuttosto Matteo Nannini, che poi sarebbe il nipote di Alessandro Nannini, qui in foto, che allora era pilota Benetton, e che se non avesse avuto quell'incidente assurdo sarebbe finito in Ferrari. Comunque, spero di aver iniziato bene questo discorso legato ai piloti italiani e di essere stato abbastanza chiaro. Domani parleremo di un altro aspetto che coinvolge i piloti italiani in questa vicenda che non li porta poi in Formula 1. Bene, ragazzi, siamo alla fine. Volevo concludere questa puntata come è doveroso che sia, ovvero ricordando Jean-Pierre Jabulin. Ieri è passato a miglior vita. Chi è Jean-Pierre Jabulin? Pilota che ha portato alla vittoria per la prima volta in Formula 1 una Renault e per di più un motore turbo. Quindi un pilota che ha corso poi in Endurance, ha fatto bene in tutto il motorsport. In Formula 1 ha vinto due Gran Premi e tra l'altro uno dei due, come potete vedere dal podio nella foto in alto centrale, è il mitico Gran Premio di Digione, dove c'è stato quel duello incredibile tra Villeneuve e Arnoux. Ebbene, volevo finire la puntata in questo modo qui, ricordando un pilota che a 80 anni appunto ci ha lasciato, ma che ha lasciato soprattutto il segno nel motorsport. Bene, ragazzi, detto questo, se vi è piaciuto il video al solito, lasciate un like e un commento e condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina. Ricordatevi anche che siamo su Facebook e su Instagram come Selezione Nazionale Piloti. E nulla, vi lascio con una parte dell'assemblaggio dell'Isotta Fraschini e vi rimando al video di domani. Ciao, alla prossima!